Prego, secondo. Ah, commissario. Venga, venga, che piacere, s'accomodi pure. Lei conosce l'avvocato Venier. Ma perché si è disturbato? No, è perché io non avevo elementi per convocarvi in questura, allora sono venuto di persona, così, per fare due chiacchiere. Beh, se lei mi telefonava, sarei venuto senz'altro io, commissario. Senta, il mio cliente ha molto da fare. Come no, come no. Appunto, le vogliamo fare queste quattro ciacole? Sì, perché io volevo fare quattro ciacole sulla rapina di Fiumicino e sulla morte di Marco, titolare del garage dove era sistemato il parco macchine del suo cliente. E ora mi si chiederà perché io colleghi i due avvenimenti. No, guardi che il mio cliente non vuole niente, non credo che gli interessi. No, perché io avevo un'idea, ecco. No, guardi che il mio cliente non è curioso. Avvocato, lei non mi deve rompere i coglioni. Perché lei mi sta rompendo i coglioni. In questa settimana io ho avuto 5 morti. E 5 sono quelli che so io, ma sicuramente ce ne sono degli altri, perché io so come vanno queste cose. E allora, se il suo cliente non sei curioso, so curioso io. E non ho voglia di giocare. Mi faccia le domande. Ecco, fa bene a chiedermelo, no, perché l'idea che mi sono fatta è questa, che anche la morte di Enzo non è casuale. Enzo? Marco? Ma chi sono? Ma hanno un cognome questi signori? Avvocato, lei continua a rompere le palle e io ho detto che non ho voglia di giocare. Questi galantomini ce l'hanno il cognome e Rizzo sa di chi parlo. E anche lei, avvocato. Perfettamente, commissario. Il mio cliente e io non avevamo capito il perché di questa sua visita amichevole. Lei sostiene che non vuole scherzare, ma neanche a noi. Quindi, se ha delle precise contestazioni, le faccia. Ecco, io ho una precisa rivelazione che mi fece Guido Mauri. Ebbe a dirmi che Rizzo era il mandante dei killers della Corriera. Guido Mauri? Non lo conosce, non sa di chi parla, Eppure ha un nome e cognome, Guido Mauri, che sarebbe il patrigno di quell'Enzo ucciso a Fiumicino e amico di Marco, il garagista morto. Allora, 5 morti erano prima, più questi due sono 7 morti. Più Maria, 8 morti, avvocato. Guido le ha detto che sono stato io a mandare gente alla Corriera? Lei me lo può confermare, commissario? Me lo conferma? Sì. Forse 5 anni di prigione lo hanno confuso. Ma la cosa è completamente inventata, assurda. Però non si è inventato che lei lo ha minacciato di morte. No, è vero il contrario. Commissario, lui ha minacciato di morte me. Io non ho niente contro Guido, mi creda. Forse anche lei lo sa. Eravamo molto amici, ma lei sa anche che se mi minacciano, se mi attaccano, mi devo difendere, non le pare? Senta, commissario, credo proprio che il mio cliente non abbia più niente da aggiungere, ecco. Le idee che lei si è fatta deve covarsene più a lungo e meglio, ecco. Comunque, se dovesse trovare un bandolo della matassa più interessante, ci convochi pure al commissariato, ecco. Ecco, e come prevedevo, ecco, che non si è trovato nulla, ecco. L'abbia venuta qui è stata inutile, ecco. No, di qua tutto è rimasto come prima. No, perché allora io mi domando, ma che cazzo sono venuto a fare, dico io, ma...